Ciao a tutti i giovani, sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo videovlog qua sul mio canale YouTube. Allora ragazzi, in questo video, praticamente io a calcetto ho un compagno che, se sta vedendo il video, saluto, ciao Francesco, e ieri ci siamo scambiati delle figurine. E io ci ho dato 4 delle figurine che avevo, doppioni che lui non aveva, che tra l'altro, Francesco, se stai guardando questo video, io ho un sacco qua di altri doppioni, se magari poi martedì li scambiamo altri. Comunque, stavo dicendo ragazzi, ci siamo scambiati questi doppioni, io ho visto e non ce li ho. E oggi appunto li andremo a vedere e li attaccheremo assieme. Mi raccomando ragazzi, prima di iniziare con il video, lasciate subito un bel mi piace ed iscrivetevi al canale, che è molto ma molto importante. E li metto come al solito nelle mie bustine, che ho, ragazzi, tramite adesso sto prendendo un po' di cassetti perché non so, eccolo qua, guardate, questo me l'ha dato mio zio Marco, che praticamente ragazzi servirebbe per le carte, ad esempio quelle di Magic di Gathering, se non sbaglio, solo che siccome non le utilizzo, già l'ho fatte, le uso, vedete tutte queste qua, un po' di luce, grazie, queste qua, ecco, guardate, adesso le faccio vedere meglio, sono delle bustine trasparenti che io ci metto i doppioni, ragazzi. Allora, mettiamo qua dentro. Perfetto. Allora, partiamo ad aprire. Allora ragazzi, abbiamo Roberto Piccoli, alto 1,90 m, parecchio alto, attaccante dell'Atalanta. Eccolo qua, ragazzi. Poi abbiamo lo stemma della Cremonese, che rispetto agli altri non so perché sia più piccolo, forse perché ha anche la scritta. Poi ragazzi abbiamo Gerdi Schuten del Bologna e infine il trofeo della Serie A, eccolo qua. Ve lo faccio vedere così. Allora ragazzi, praticamente le andremo ad attaccare. Attaccheremo in ordine, quindi prima questo, poi questo, Roberto Piccoli, poi Schuten e poi ragazzi lo stemma della Cremonese. Allora, facciamo di così. Ok, si dovrebbe vedere, sì. Allora, abbiamo ragazzi questo qua che è il numero 2. Andiamo ad... Ok, perfetto. E lo andiamo ragazzi ad attaccare. Ho fatto pure centro con il cestino. Voi dovreste vedere. Allora, cerchiamo di, ecco, attaccarle bene. Ok ragazzi, e l'abbiamo attaccata. Poi ragazzi abbiamo dell'Atalanta Piccoli, che si trova esattamente qui. Allora, abbiamo questa qua, la numero 30. Abbiamo Roberto Piccoli, attaccante dell'Atalanta, che se non sbaglio lui c'è, era, se non sbaglio, in Serie B, non so, non mi ricordo che squadra giocasse lui, o forse mi sto confondendo con qualcun altro, forse col Pisa, se non sbaglio, ragazzi. Poi ditemi nei commenti in che squadra giocava Piccoli, perché io non me lo ricordo. E l'andiamo ad attaccare, magari ve lo metto un po' più così. Ok, ragazzi, non si dovrebbe vedere il mio cappello. Però se si vede dall'inquadratura che il cappello, sapete, mi sono fatta la doccia, mi annoiavo un po' ad asciugarmi i capelli, ce l'avevo un po' bagnatice e quindi ho messo il cappello. Ok, l'abbiamo attaccato qua e poi ragazzi abbiamo Schuten del Bologna,
che si trova esattamente la pagina dopo. Eccolo qua, ragazzi, Schouten, centrocampista con la numero 30 del Bologna, che non avevo mai sentito parlare di questo giocatore. Altro 1,85 m per 72 kg, del 97, quindi comunque ha 25 anni, non è, ecco, giovanissimo, ma non è neanche, ecco, un over. È il periodo, ecco, della crescita magari di un giocatore che diventa più adulto, però comunque è ancora parecchio giovane. 25 anni non è assolutamente un giocatore over. Allora lo andiamo ad attaccare. Perfetto, e lo abbiamo attaccato. Se si chiama le ondine, le spingiamo fuori e non ci sono più. Abbiamo attaccato, ragazzi, qua lo vedrete, purtroppo, ecco, l'inquadro così, perfetto. Poi, ragazzi, abbiamo lo stemma della Cremonese, che è, possiamo dire, l'ultima delle figurine che ci siamo scambiati. La prossima volta, dato che lui, ragazzi, ha un sacco di questi, guardate, adesso ve li faccio magari vedere, vediamo se da così si vede. Sì, allora lui, ragazzi, comunque, ragazzi, queste pagine sono sempre, cioè, non riescono mai a farle giuste. Lui, ragazzi, ha un sacco di queste qua, delle mascotte, ragazzi. Lui ne ha veramente tante. Quindi scrivetemi se volete un episodio dove magari quelle che ha lui ce le facciamo tutte dare e io ci do magari questi doppioni che ho. Per ora io, se Francesco stesse vedendo questo video, io c'ho Genoa, Juventus, perché so che li vede. C'ho Genoa, Juventus, Torino, Sassuolo, Milan e Sampdoria. Se ne è qualcuno diverso, lo potremo anche scambiare. Poi, ragazzi, questo non so che cosa sia, il calciomercato, quindi credo che ancora debbano uscire. Abbiamo il film del campionato, che però abbiamo queste due. Poi, ragazzi, abbiamo queste tutte, ecco, come possiamo, ecco, comprare le figurine. Ci sono i box, ci sono quelli là, ragazzi, di metallo, che io una volta l'avevo preso nell'anno 18-19, se non sbaglio. Ed eccolo qua, ragazzi, qua dovremmo attaccare proprio lo scudetto, lo stemma della Cremonese. Ogni volta non so come chiamarlo, se scudetto o stemma, però, ragazzi, c'è scritto scudetto, quindi lo possiamo anche chiamare scudetto. Vediamo se facciamo centro con le carte giù, vediamo un po'. No, ne è uscita una, vabbè, dopo la vado a mettere dentro al cestino. Ok, perfetto, ragazzi, le abbiamo tutte incollate. Allora, ragazzi, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Io, ragazzi, ho queste altre doppioni qua, figurine qua. Abbiamo, li ho divisi scudetti, Serie A, qua abbiamo diverse squadre. Ecco, se magari Francesco, che sta vedendo, credo, questo video, le vuole, ecco, scambiare, io ci sono sempre, perché, ragazzi, magari vi potrò portare anche altri video del genere. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi raccomando, se fosse così, lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!